Chiedo a Francesco che dopo un primo momento anche di grande entusiasmo da parte un po' di tutti, però poi andando avanti nel suo ministero, nel suo pastorale, anche ecclesiale, ha creato anche qualche non sempre facile comprensione sia fuori che dentro la Chiesa. E allora ecco, conoscere un po' di più questo continuato sì, per noi significativo, ecco, e dirlo un po' così, l'anno della misericordia, assino sulla famiglia e magistero in favore dei poveri. Sarà appunto il nostro amico giornalista a fare delle domande su cui poi riflettere, poi daremo l'opportunità anche a noi presenti, ecco, di fare eventualmente qualche domanda. Grazie di nuovo per la sua presenza. Volevo ricordarle che è la prima volta che un cardinale viene qui a San Pieraliana e magari forse qualcosa aspettava a Pompa Magna con tutti quegli affari, mantellini cardinalizi, ma ci piace che sia venuto così con semplicità. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera a tutti, è bello ritornare fra di voi qui ad Agliana, ormai ci sono affezionato, non è la prima volta, ma questo è un ritorno alla grande, potremmo dire, perché nella sua aria di semplicità noi abbiamo un cardinale di particolare spessore accanto a noi, è il ministro della giustizia vaticana ed è uno dei cardinali, lei me lo permetta, lo dico io, uno dei pochi cardinali veramente amico di Papa Francesco, perché voi sapete che la curia non è in tutta in sintonia con questo straordinario nostro Papa, che può contare invece sulla empatia, sulla amicizia, sulla fedeltà di questo cardinale che non a caso per 20 anni, mi corregga se sbaglio, è stato un po' braccio destro, no, di Martini, del 22 anni, del grandissimo nostro cardinale Carlo Maria Martini a Milano. E tra Martini e Papa Francesco ci sono, no, i due grandi gesuiti, tanti collegamenti comuni, anche profetici. Qualche cosa uscirà fuori indirettamente da quello che il cardinale dirà di questo rapporto. Voi sapete che è in corso il sinodo sulla famiglia, che è piuttosto un processo sinodale, quasi un piccolo concilio, come lo aveva prefigurato e sognato Martini, su un tema così complesso, così anche, sì, complesso, problematico, pieno di sfaccettature, che è quello della famiglia, che permette uno sguardo in profondità e in vastità sulla società umana oggi. Ecco, c'è un conflitto-contrasto all'interno del sinodo tra coloro, il cardinale Cocco Palmerio, e tra questi, un po' pochi rispetto agli altri, insieme con il Papa, per aprire a una visione non lassista, ma di forza a ben guardare, guidata dalla misericordia, una capacità di guardare i problemi per portare il conforto della Chiesa. È una visione completamente altra rispetto a quella troppo giuridica di questi anni e che si rifà al Concilio Vaticano II, la misericordia come apertura al mondo, prendere il mondo per mano. Il Papa poi di recente ha voluto, istituito un anno specialissimo, non ci sono mai stati anni santi dal 1300 in poi, dal primo, dedicati a una tematica precisa, e l'ha voluta appunto sulla misericordia. Nella bolla di indizione di questo anno, che vedrete sarà straordinario in tutti i sensi, nella bolla misericordiae vultus, il volto della misericordia, non il concetto, ma il volto umano della misericordia, c'è questa frase straordinaria: la misericordia è l'architrave della Chiesa, del cristianesimo. L'architrave, bellissimo, no? Che poi riprende, e io qui chiudo,
deve parlare lei, non devo parlare io. Quella bellissima improvvisazione sulla misericordia fatta ai Serni il 5 luglio dell'anno scorso da Francesco, in cui dice: la misericordia è profezia di una realtà, di una società nuova e giusta. Che è una frase meravigliosa, è profezia la misericordia. Il Papa vive la misericordia, che poi misericordia vuol dire avere un cuore per gli altri. Ecco, come mistica, ma mistica che vuol dire avere gli occhi chiusi, e invece questo Papa ce l'ha ben aperti gli occhi, una mistica degli occhi aperti che vuol dire mettere le mani nella realtà delle situazioni umane, dei cuori, delle vite delle persone, di tutte le periferie geografiche e umane. Allora, con questa estensione del significato di misericordia, quindi nella traduzione in fatti di giustizia, e abbiamo qui il ministro della giustizia vaticana, in fatti di giustizia planetaria, di società e di economie che rimettano l'uomo al centro e correggono i gravissimi guasti che il Papa ha detto, no? Ha definito questa economia uccide. È fortissima questa accusa. Ecco, con questa vastità il Papa ha voluto indire questo anno santo che non ha nulla di sacrestano, non ha nulla di confessionale. È il cristianesimo che si apre, che esce e abbraccia tutto il mondo. Ecco, allora, di questo noi parleremo, tutto si lega con Sua Eminenza, partendo da una, è la mia prima domanda, da un'affermazione di nuovo straordinaria. Questo Papa è straordinario, quindi ci sorprende ogni volta. Nel messaggio del 1° di maggio, l'altro giorno, che lui ha mandato in teleconferenza a Milano per l'Expo, lui ha detto una cosa di sé che nessun Papa si era mai detto: io sono voce dei poveri, io sono voce dei poveri. Quindi a voi potenti, a voi classi dirigenti di tutti i paesi del mondo che verrete, incontrerete qui a Milano, io ricordo, io vi parlo come la voce dei poveri e il testimone, aggiunto, degli affamati. È il Papa di una chiesa povera e per i poveri, Eminenza, no? Bene, buonasera. Sono contento di essere con voi in questa occasione. Ringrazio tantissimo Don Paolo per la sua accoglienza. Ringrazio Raffaele che si è fatto tramite per questo invito. Ringrazio Antonio, insomma, gli amici che ho incontrato. Poi ho avuto l'onore di incontrare il padre Guidotti questa sera, grande testimone dell'amore di Gesù per i più poveri. Ho sentito parlare di Suor Regina, anch'essa testimone dell'amore di Gesù per tanti e tanti poveri. Io mi sento piccolo in mezzo a queste persone così importanti. Allora, la prima domanda fondamentale: io sono la voce, sono il rappresentante, quindi la voce dei poveri. Ecco, io però vorrei adesso spostare l'attenzione dai poveri in senso sociologico, che è la cosa più spontanea che noi possiamo pensare, quelli che non hanno sufficiente per vivere sotto tanti aspetti, questo è importantissimo, ma vorrei spostarlo a un altro tipo di poveri, cioè a tutti noi. Tutti noi siamo poveri, ogni persona umana è povera, vive nella povertà e quindi richiede amore. E io credo che questa sia una
se non la più importante caratteristica del Papa. Il Papa si rapporta nei tuoi confronti come nei confronti di uno che ha bisogno di amore e ti dà amore. Io mi sono permesso di fare qualche settimana fa uno scritto che ho intitolato Testimonianza a Papa Francesco. Allora, sì, siccome mi piace, allora mi permetto di leggerlo, in modo da poter rispondere poi, almeno inizialmente, a questa domanda. Come descrivere Papa Francesco nella sua personalità più profonda? Potrei parlare in modo sintetico e forse un po' misterioso, di quello che mi piace definire l'ermeneutica della persona di Papa Francesco. Cosa significa ermeneutica della persona? Ermeneutica significa strumento di conoscenza e perciò modo di pensare, di valutare la realtà, di interpretare il mondo. Questa ermeneutica in Papa Francesco è la persona. In altre parole, Papa Francesco valuta la realtà attraverso la persona, attraverso la persona umana, o ancora mette innanzi la persona e così valuta la realtà, come se avesse degli occhiali che gli permettono di vedere la realtà attraverso questi occhiali. Quello che conta è la persona, il resto viene di logica conseguenza. E la persona è un valore in sé, a prescindere per tale motivo dalle sue peculiarità strutturali o dalla sua condizione morale. Allora, una persona può essere bella o non bella, intelligente o non intelligente, istruita o ignorante, giovane o anziana. Bene, queste peculiarità, chiamiamole così, strutturali, non hanno nessuna rilevanza. Ogni persona, infatti, è un valore in sé. Quindi è importante, quindi è amabile. Dice, ma questa persona è ignorante, è una persona, questa persona è brutta, è una persona, questa persona è anziana. Una persona poi può essere buona o non buona, perché dire bella o brutta, ignorante, o non ignorante, ma dire buona e non buona, e questo è molto più impegnativo. Può essere buona o non buona, anche questo non conta. E soprattutto questo non conta. Ogni persona, anche non buona, è un valore in sé, quindi è importante, quindi è amabile. E Papa Francesco agisce di conseguenza. Abbiamo detto che questa è la ermeneutica della persona. Agisce di conseguenza. Quando incontra una persona, ama quella persona e lo fa percepire a quella persona. Si può quindi affermare che la persona si sente amata. Tutte le persone, senza eccezione. Provate a chiederlo a quelli che vanno in udienza. Anche semplicemente al mercoledì, non è necessario dare l'udienza privata, anche semplicemente al mercoledì. Il tratto del Papa è questo, ti fa sentire importante, ti fa sentire che ti ama e la persona si sente amata. Ma se una persona non è uno specchio di virtù, non si comporta in modo cristiano, dà cattiva testimonianza, anche questa è amabile. Da qui discende un principio che è elemento fondamentale nella vita di Papa Francesco. La sua contrarietà
a ogni forma di emarginazione delle persone. Lo ripete continuamente, l'ultima volta l'ho affermato, almeno quello che io ricordo, nella domenica 15 febbraio, in occasione della Santa Messa concelebrata con i nuovi cardinali. Nessuna emarginazione per nessuna persona. E allora noi capiamo che il riferimento a Gesù è spontaneo. Specie a Gesù che racconta due parabole che sono nel Vangelo di Luca, che forse è l'evangelista più vicino in questo senso a una spiritualità come quella del Papa Francesco. La parabola del pastore che va in cerca della centesima pecora e si è smarrita, e quindi nessuna emarginazione per questa pecora, per questa poveretta. E la parabola del figlio che ritorna a casa, quella parabola molto, molto impropriamente definita del figlio prodigo, non c'entra niente questa definizione. In queste due parabole, anche in questa parabola, Gesù afferma che non c'è nessuna emarginazione per questo figlio, per questo poveretto. L'amore di Gesù e del Padre, che è contenuto in queste due parabole, quello del pastore e del figlio, è tale che Gesù e il Padre ritengono così importanti le singole persone che, notiamolo bene, non solo le beneficano, il pastore va in cerca della pecora smarrita, il padre non fa che dire dobbiamo dare tutti i beni che abbiamo a disposizione a questo figlio, non solo le beneficano, ma soprattutto ne hanno bisogno. Non possono stare senza alcuna di loro, per cui si sentono rivivere quando ritrovano la pecora smarrita o il figlio perduto. Così mi pare è l'animo e lo stile di Papa Francesco, con tutti i limiti evidentemente che questo amore ha in lui, a differenza di quello che è in Gesù. In Gesù e nel Padre questo amore non ha limiti, il Papa Francesco, come ciascuno di noi, che siamo persone umane, questo amore può considerarsi sempre limitato. Però è proprio lo stesso amore. La persona è importante e io desidero far capire a questa persona che è importante. E glielo faccio capire. E la persona lo capisce. E quando si parla di poveri, comunque, non si parla soltanto dei poveri in senso sociologico, importantissimo, ma si parla di poveri in senso generale, in senso di persona umana.